Era il 18 novembre 1987, quando Idea Radio avviò la prima trasmissione radiofonica. Sono trascorsi 33 anni, durante i quali l'emittente è divenuta una compagna di viaggio fedele. Una radio nata con la precisa intenzione di raccontare il territorio, con un angolo di visuale e una prospettiva orientata a dare voce a chi non ne ha e sottolineare gli aspetti positivi e propositivi che nascono sul territorio. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un animale. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto fuga torno sempre a te. Che fai rumore? Non so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. Ne vado in giro senza parlare, senza un posto in cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. E faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare. Ma capisco che quanto fuga torno sempre a te. Ma che fa rumore qui? Ma non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene. Ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te. Silenzio innaturale, e non ne voglio fare a meno oramai di quel bellissimo rumore che fa. Per i 33 anni di Idea Radio canta Antonio Furioso. Ciao Betty. Ciao Antonio. Ciao, intanto voglio salutare tutti gli amici da casa che ci stanno seguendo, che ci stanno guardando e ascoltando in radio. Allora. Sì Antonio, sono trascorsi 33 anni dall'attività della nostra emittente e in questi anni abbiamo incontrato tanti giovani talenti e tu sei uno di quelli. Come grazie. Nasce la collaborazione con Idea Radio? Allora, intanto
Ti voglio raccontare un aneddoto del 1995, penso un pochettino, no? Quando non c'era tutta la tecnologia che c'è adesso, no? Io facevo la seconda media e Idea Radio per noi era un punto di riferimento, perché praticamente uscivamo da scuola, passavamo dalla vostra strada, imbucavamo i bigliettini con le richieste, con le dediche. Poi che succedeva? Succedeva che il pomeriggio alle 3, mentre facevamo i compiti, tutti ad ascoltare la radio e ascoltavamo ciò che avevamo richiesto. Allora magari salutavamo gli amici, il compagno di banco, e non ti nego che all'epoca lo utilizzavamo anche come mezzo per darci gli appuntamentini, no? Con le prime ragazze, i primi ragazzi, perché non c'erano neanche i cellulari all'epoca, quindi ed era bello comunque, era questo appuntamento fisso alle 3, ascoltando la radio e ascoltando un po' tutte queste richieste che ci facevamo, ecco. Quali erano invece le canzoni che cantavi in quegli anni? Allora, guarda, diciamo che il motivo per cui abbiamo scelto questo posto non è stato casuale. Non è stato casuale perché qui io per la prima volta ho cantato davanti al pubblico. Ho cantato davanti al pubblico sempre in seconda media, nel 95, e cantavo queste canzoni qui. Ero proprio lì, ero. Ti faccio ascoltare i brani. Ogni volta che parlo di te, tu fai parte o non parte di me. Ogni volta che piango per te, tu fai parte o non parte di noi. E mille nuovi amori cercherò per non amarti più, ma mai nessuno al mondo sarai tu. Sono l'elefante e non ci passo, mi trascino lento il peso addosso, vivo la vergogna e mangio da solo, e non sai che dolore sognare per chi non può mai. Dentro di me, ho un cuore di farfalla e non potrai vedere mai quanto lui ti assomiglia. Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio, ogni giorno di più, io trovo in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei. La ragazza che da sempre è stata nei sogni miei, sei la più bella del mondo, sei la più bella per me. Vedere tutta la vita che non aspettavo che te, sei la più bella del mondo. Grazie Antonio, che meraviglia! Grazie a te, grazie. Bellissimi a te. Questi brani che ci fanno un po' ripercorrere gli anni più belli, esatto, della musica italiana. Io li chiamo gli anni della spensieratezza. Perché? Perché soprattutto per noi a quell'età, quelli erano gli anni dove non esistevano i problemi, perché per noi non esisteva un problema a quell'epoca, era tutto bello. Era. Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Ho saputo che questo teatro è stato anche location per quanto riguarda uno dei tuoi ultimi eventi che hanno segnato un po' la tua carriera, raccontaci. Guarda, esattamente un anno fa in questo teatro festeggiavamo, quando
non sapevamo cosa sarebbe avvenuto poi nel giro di poche settimane, festeggiavamo i 10 anni delle Luci dell'Est, della band con cui lavoro da diversi anni. Quindi niente, abbiamo festeggiato questo decennale e tra poco festeggeremo 11 anni, 11 anni di tributo a Lucio Battisti. Un Lucio Battisti che per noi sicuramente è un'icona della musica italiana, ma accanto a lui c'è stata sempre un'altra mano artistica. Stiamo parlando di Mogol. Cosa ci racconti su di lui? Guarda, Mogol ti racconto un aneddoto che non tutti conoscono. Negli anni 70, se non erro, Mogol insieme a Lucio Battisti acquistarono una villa a Porto Cesareo, vicino Torre Squillace esattamente, e lì sono nate due canzoni che tutti noi conosciamo, Acqua Azzurra, Acqua Chiara e La Canzone del Sole. Quindi, come hai detto tu, è vero, diamo tutto il merito a Lucio Battisti per il grande successo, però c'è da dire anche che le canzoni erano scritte dal grande Mogol. E noi, in occasione del decennale con le Luci dell'Est, presentammo proprio un medley dedicato a tutti i successi, o meglio, non tutti, gran parte dei successi che Mogol ha scritto anche per altri artisti. E noi ascoltiamo e guardiamo la clip. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Tu falla ridere perché. Riderà, riderà, riderà. Insieme a me, le mani. Apro gli occhi e ti penso, vedo in mente te, vedo in mente te. Tutti, ogni senti questa voce, chi canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Mona Lisa sai, Mona Lisa non dirmelo mai, ho paura che ne soffrirei troppo. Libera tu sei, libera se vuoi, ma se tu vorrai potrai dimenticarlo. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante questo sai, da sentirci pienamente noi, un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Fino a quando so che lo vorrai. Fino a quando so che lo vorrai. E un forte applauso al grande Mogol, che ha scritto veramente. Che
emozione non ha voce davvero, Antonio. Piaciuto? Molto, moltissimo. Il tuo curriculum vanta diverse collaborazioni e soprattutto un progetto musicale che hai portato avanti dal 2003 al 2009. Hai fatto parte della cover dei Pooh, che nel 2006 ha vinto anche il titolo di cover band ufficiale. Esatto, esatto, è stata una bella esperienza, un'esperienza che, come dicevi tu, nel 2006 ha visto questo primo posto, praticamente i Pooh, in occasione del loro 40° compleanno, hanno organizzato a Ponte di Legno una sorta di festa dove hanno riunito le 10 migliori cover band, prendendole da tutta Italia, hanno fatto una preselezione. Queste 10 cover band si esibivano in occasione di questa festa sul loro palco e la band vincitrice avrebbe preso il titolo di cover band ufficiale e prendemmo il primo posto. E noi guardiamo e ascoltiamo la clip che estrapola proprio quel momento della premiazione. Vai. Ho votato tutti, però il voto più alto l'ho dato a chi mi ha fatto emozionare di più. A distanza di tempo vedere questi ragazzi vestiti come noi eravamo un po', è un po' come, capito, è un ritorno al passato, è bellissimo. La gara è agli sgoccioli e i finalisti attendono il verdetto. Chi sarà la cover band ufficiale dei Pooh? Sono degni di essere la tribute band ideale del 2006 dei Pooh. I Pala Sport. Bravi. Del mondo, se il mondo somiglia a te. Il vostro manager mi ha detto: se mi si ammalano i Pooh, c'ho con chi sostituirli. Può stare tranquillo. Un'emozione sicuramente importante quella di ricevere questo premio come cover band ufficiale dei sì. Pooh. La domanda mi sorge spontanea: hai avuto anche la possibilità di conoscere i Pooh dal vivo? Sì, diciamo che in quell'occasione è stato bello e molto emozionante, perché in giuria c'erano appunto loro quattro, c'era Video Italia, Radio Italia, c'era Don Antonio Mazzi, Mario Luzzato Fegiz, quello diciamo un po' più duro quando c'è da dare qualche giudizio. E quindi sì, ho avuto modo di conoscere i Pooh, però con i Pooh c'è stato un rapporto, diciamo, diverso, perché in questi anni, diciamo, abbiamo vissuto diversi loro backstage, quindi diciamo, abbiamo visto la vera realtà e cosa gira dietro il palco, appunto, di questo nome. Una macchina artistica sicuramente sì. Che sì, porta sì, avanti sì. Dei nomi straordinari. Sì. Uno di quelli che mi viene in mente è la scomparsa recentemente di un altro componente dei Pooh. Stiamo parlando di Stefano Dorazio. Tu hai avuto sì. Modo di conoscerlo da vicino. Sì. Guarda, Stefano è quello magari che può sembrare un po' più nascosto, perché lo vedi sempre dietro la batteria, però posso assicurarti che Stefano all'interno dei Pooh era una figura veramente importante, perché a livello organizzativo dei tour lui era la mente e a livello anche di scrittura, perché non tutti sanno che magari i testi dei Pooh erano scritti da Stefano Dorazio e da comunque Valerio Negrini, che è anche scomparso qualche anno fa. Loro erano i due autori dei testi e poi gli altri tre scrivevano le musiche. Quindi sì, Stefano ha scritto tante, tante belle canzoni dei Pooh, che magari non tutti sanno che sono scritte da Stefano, però sì. Stefano Dorazio si è occupato anche di scrivere per diversi musical che poi hanno lasciato il segno nella storia della musica italiana. Possiamo citarne uno fra tutti, Pinocchio. Esatto, esatto. Ma anche tu hai avuto delle esperienze nel mondo del musical, raccontaci. Allora, apriamo una piccolissima parentesi, perché ci terrei tanto a salutare un mio grande amico, ma è un amico di Idea Radio, che non c'è più, il maestro Salvatore Spinelli, con cui appunto, come dicevi tu, abbiamo avuto questa bella esperienza di scrivere le musiche per un musical inedito, L'altro Pinocchio. E quindi, niente, è stata una bellissima esperienza, perché
è stato un musical inedito, proprio raccontava proprio il seguito della favola conosciuta in tutto il mondo. Ne conservi sicuramente un ricordo indelebile, sì, di questa tua esperienza. Sì. Torniamo all'amicizia, possiamo dire, sì, con Stefano Dorazio. Sì. Allora, guarda, potrei citare tante canzoni, non lo so, vuoi richiedermi un brano tu? Una canzone dei Pooh? So che hai studiato un po', hai detto quale canzone ha scritto Stefano all'interno appunto dei Pooh, vediamo un pochettino. Ho studiato e un brano in particolare che mi ha colpito molto si intitola Mi manchi. Ah, Mi manchi, scritta da Stefano Dorazio, però la cantava Roby Facchinetti. Ok. Già un mese che mi hai detto, per un po' voglio star sola, che tra noi c'è qualche cosa che non vola. La valigia fatta in fretta, un saluto sottovoce, non cercarmi, mi farò sentire io. Ma è da un mese che di te non so più niente. Ho provato a immaginarti, ad amare un altro amore, non è vero che non c'è nessun dolore. E a girare in questa casa, che di te mi parla sempre, so capire quanto male ci starò. Se davvero succedesse che non torni, mi manchi e mi manca il meglio di me. Se penso che forse adesso ti ho persa, mi manchi da svegliarmi senza di te. Sto male e non so come guarire. Mi manca il profumo che ti porti addosso, l'ho messo nel letto, ma non è lo stesso. Mi manca il coraggio di immaginarti adesso con un altro. Mi manchi ed è tempo che torni. Mi manchi. Grazie Antonio, un omaggio straordinario a un grande gruppo, una grande band, ma soprattutto un omaggio a un grande cantautore quale Stefano Dorazio. Sì. Mi hai raccontato, quando ci siamo incontrati per programmare questa intervista, di un altro brano che è stato molto importante nella vita di Stefano Dorazio, dal titolo La ragazza con gli occhi di sole. Ah. Cos'ha di speciale questo brano? Stefano tutte le mattine prendeva, quando aveva 20 anni, prendeva un treno per andare a scuola. Ogni mattina c'era sempre seduta in fondo a questo treno questa ragazza bellissima, lui piaceva veramente tanto, però non riusciva mai a fare il primo passo e a presentarsi, no? Allora diceva sempre, lo faccio domani. Una cosa è certa, che comunque questa ragazza dava il buongiorno alle sue mattine perché aveva questo sorriso bellissimo e soprattutto questi occhi bellissimi. Un giorno si decise, salì sul treno, questa ragazza non c'era più e non l'ha mai più rivista. Quindi, diciamo, questo ci lascia un messaggio importante, che è non dobbiamo mai fare domani quello che possiamo fare oggi. Aggiungerei cogli l'attimo. Bravissima, esatto. Però c'è una canzone di Stefano che a me piace veramente tanto,
che è sempre scritta da lui e cantata da lui, che è un testo particolare. Guarda, facciamo così, ve la faccio ascoltare. Si chiama Giulia si sposa. Giulia si sposa, ma che sorpresa, Giulia che quando era insieme a me diventava seria, le mancava l'aria, se insistevo vieni a vivere con me, diceva io do un uomo tutto ma non accetto che pensi Giulia è mia. Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme a me, perché lei diceva che l'amore è amore, non un contratto o un fido in banca, dirà di sì perché è un po' stanca, ma chi la sposa non sa una cosa. Giulia, io e te sappiamo invece che nessuno più di me al mondo ti conosce fino in fondo, sa dirti il fatto tuo, sa prenderti se stai cadendo. Sposarti è un gioco nuovo, però non ti assomiglia, ma Giulia è Giulia solo con me. Giulia si sposa, ha già la casa, si farà le foto in chiesa, lei, lei che odiava fare quel che fa la gente, ma io lo so che cosa ha in mente, arriverà davanti al prete, ma Giulia è Giulia e lì dirà di no. Giulia, io e te sappiamo bene che nessuno più di me al mondo ti conosce fino in fondo, sa dirti il fatto tuo, sa prenderti se stai cadendo. Puoi farlo fino in fondo, il gioco se ne voglia, ma Giulia è Giulia solo con me. Antonio, torniamo ai social, torniamo sì. A questo mondo virtuale che in questo momento storico sta aiutando tantissimo anche gli artisti proprio per emergere e per esibirsi, cosa che purtroppo non è possibile fare ancora dal vivo. E in questi anni, seguendo la tua pagina Facebook, ho visto che hai organizzato tanti dei tuoi eventi in giro per il Sud Italia. Parlaci un po' di quello che è il tuo progetto. Allora, parallelamente al progetto Luci dell'Est di cui parlavamo prima, c'è anche un altro progetto che stiamo portando avanti già da diversi anni insieme alla mia agenzia, la Italia Eventi, che saluto. Niente, con loro è nato un rapporto collaborativo veramente bello, perché indipendentemente dal lavoro c'è il lato umano, cioè sono amici, comunque tanti anni di tour, tanti anni di esperienze, tanti anni di alberghi, tanti anni di... ne approfitto anche per salutare i miei amici, i miei colleghi di viaggio. E noi intanto guardiamo e ascoltiamo la clip. Sulla pelle io te lo scriverei, che mi piaci perché sei come sei, e con le mani amore per le mani. Bravi. Ti voglio bene assai. Sacco, 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 sacco.
certo centro di gravità permanente. Dai che lo so. Antonio, noto che da quando ti conosco canti piacevolmente in italiano. Come mai? Guarda, non c'è un motivo reale. È semplicemente adoro la musica italiana, quindi ho sempre cantato in italiano, tutto qua. Però ti racconto questa cosa. Qualche mese fa mi sono approcciato a una lingua diversa dall'italiano, cioè è sempre italiano, però è un dialetto più che altro, il dialetto leccese, perché non so se hai avuto modo di vedere, abbiamo girato un video a Muro Tenente all'Alba. Sì. Quello è totalmente cantato in lingua, in dialetto leccese. E devo dire la verità, sembrava una cosa più semplice, però quando mi sono messo a registrarla mi sono reso conto che è più difficile di quanto sembra, perché devi nascere proprio salentino per avere quella pronuncia corretta. E noi ascoltiamo e guardiamo questa clip, il brano Nuvole Bianche, cantata da Antonio Furioso. E ti segue il cuore mio, stai qua, basta con chiudi le chi e poi e ti lutrei. Canto e penso, te parlo a te, sospiri e lacrime. Antonio, il lockdown sappiamo ha lasciato un po' a casa gli artisti, ma non si sono fermati del tutto. Si sono un po' inventati qualcosa per mantenere l'attenzione dei propri fan e continuare a tenere compagnia con la loro musica, con la loro arte. Che cosa si è inventato invece Antonio Furioso su Instagram? Lo raccontiamo. Guarda, diciamo che io, come tanti altri amici, ci siamo divertiti un po' a realizzare dei video fatti appunto a casa. E io un giorno, siccome mi rendevo conto che ogni volta che sedevo al piano, più o meno eseguivo sempre le stesse canzoni, quelle che fanno parte del mio repertorio ormai da anni, e allora mi sono inventato questo gioco su Instagram del richiedimi una canzone. Mi sono arrivati tanti messaggi di richieste che, devo dire la verità, mi hanno sorpreso, ma soprattutto mi ha sorpreso un ragazzo di 18 anni che mi ha richiesto Lugano Addio di Ivan Graziani, una canzone che magari poche persone conoscono. Pensate, un ragazzo di 18 anni. E quindi niente, mi sono divertito a fare questo gioco e accontentavo una richiesta al giorno, ecco, e pubblicavo un video. Quindi ogni giorno tornavo da lavoro velocemente, salivo a casa e dovevo registrare il brano per pubblicarlo. Era diventato ormai una cosa che faceva parte delle mie giornate, ecco. Una cosa molto bella che ho fatto con grande piacere. Quindi c'è stato una sorta di scambio di compagnia, cioè esatto. Tu accontentavi le richieste dei tuoi fan e nel rimanevi anche, ecco, soddisfatto di questo tuo lavoro, nonostante non ci fosse più il live in quel esatto. momento. Bene, noi ascoltiamo e guardiamo cos'è accaduto. Okay. Guardiamo la clip. Chiedimi se dove sto bene, se sono felice, chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici dove. Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno. Parlami di quando mi hai visto per la prima volta. Lugano, addio, cantavi mentre la mano mi tenevi, a nessuno tranne che a te. Questa sera sei bellissima. Ora dove sei? Se vivi un'altra storia, tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire. Tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi in senso.
si chiama guai. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti. Cambia il cielo sopra di noi, non c'è fretta e poi al risveglio il buio si spaventerà. E pensare a quanto tradirono tutti quei baci che tolsero via dalle bocche le frasi. Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. Per convincerti ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherei. Tutto può succedere tra di noi, prendila così, la vita è tutta qui. Antonio, festeggiamo insieme a te i 33 anni di Idea Radio, ma festeggiamo anche un altro anniversario, quello delle luci dell'Est. Esatto, esatto. Intanto io vi ringrazio ancora una volta per avermi voluto, diciamo, in questo bellissimo evento. E come dicevi tu, sì, il 29 dicembre festeggiamo 11 anni di Luci dell'Est. E ne approfitto per salutare intanto la band: Vincenzo De Stradis alla batteria, Mino Indraccolo al basso, Marco Scarciglia alla chitarra, e c'è anche una new entry che da qualche anno sta lavorando con noi nei grossi eventi, Margherita Miccoli, che mi dà una mano con i cori e con la voce. Antonio, è doveroso fare ringraziamenti al sindaco, all'amministrazione comunale, allo staff di Idea Radio, ai nostri radioascoltatori, ad Antonio Furioso e al suo staff. Guarda, sono io che ringrazio voi, ringrazio tutti gli amici che ci stanno ascoltando e guardando da casa. Antonio, in chiusura di questo straordinario omaggio al compleanno di Idea Radio e all'anniversario delle Luci dell'Est, mi piacerebbe chiudere con un brano di Lucio Battisti. Vi faccio ascoltare I Giardini di Marzo. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora passiti. Scuola, i ragazzi vendevano libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocare con la mente e i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Thank you.
di vivere.